singolare cartello per annunciare la vendita di un esercizio commerciale del centro storico di Pozzallo. Vendesi attività, si legge, per contrasti con il sindaco Sulsenti. Noi abbiamo chiesto al titolare, Roberto Iozia, le motivazioni dell'insolita forma di protesta. La mia non è una polemica per far sì che qualcuno si accresca politicamente o meno, perché il mio trapasso politico l'ho fatto. È semplicemente una protesta da piccolo imprenditore che non riesce a capire l'amministrazione, il sindaco in testa, cosa vuole fare, perché vuole penalizzare più la piazza e far sì che gli altri abbiano le cose diverse di quelle che sono la piazza. Io in chiedo, particolare a cosa si riferisce? Mi riferisco sicuramente alla seduta che sicuramente voi avete visto all'esterno in piazza che ho montato. A me è stata sempre data stagionalmente, perché esiste, ed è questa qua una legge, esiste un regolamento fatto nel 2004 dall'onorevole Amatuna, però i governi varano leggi diverse. L'amministrazione penso che negli ultimi 2 anni e mezzo ha varato di tutto, di più, facendo lasciare delle sedute in mezzo alle strade, sui divieti, sugli incroci, nei vari lungomari, ed è giusto che un imprenditore abbia la possibilità di far commercio, di potersi vendere, fra virgolette, però ripeto sempre, facciamo in modo che abbiano tutti, secondo me, secondo il mio piccolo modesto parere, abbiano tutti lo stesso diritto. Se ho sindaco, chiediamo e chiedo ufficialmente, ripeto, se è possibile, avere gli stessi diritti, non voglio fare polemiche, ho diritto di lavorare, di fare impresa e non di chiedere una cortesia per lavorare, perché come la Costituzione garantisce il diritto al lavoro. Il titolare dell'esercizio commerciale sottolinea inoltre che la sua forma di protesta vuole far capire come l'incapacità di svolgere appieno la sua attività per il mancato rinnovo della concessione di una seduta esterna al locale e la mancata valorizzazione della piazza delle rimembranze per i vari eventi ricada anche sull'occupazione lavorativa di quei giovani che potevano essere impiegati presso il suo locale. Questa, diciamo così, piccola protesta è solo per far sì di far capire al sindaco Sussenti che in questo modo anche noi possiamo dare un input a creare occupazione, non disoccupazione, perché tanti giovani lavorano con noi e sono ben lieti di lavorare con Ante per quello che offre il paese, per quello che sta offrendo per ora, diciamo così, un po' la regione, lo Stato italiano, che, cioè, le crisi che ci sono sotto gli occhi di tutti. Perciò sindaco Sussenti, fare impresa o creare una struttura all'esterno non è solo per far bisogno personale, ma per creare posti di lavoro ai giovani, per dare la possibilità di lavorare ai giovani, di essere integrati nel mondo lavorativo.